Lo scorso 22 febbraio il cosmonauta italiano Villa Dei è stato ospite a Gioia del Colle con una sua lezione magistrale dal titolo Il cielo oltre l'orizzonte, sfide ed opportunità per il futuro. Telemike vi proporrà integralmente il suo intervento e altro di quanto registrato nel corso dell'iniziativa. Vi proponiamo quest'oggi le interviste realizzate. Quindi ascolterete la presidente dell'Associazione Genitori Anna Maria Longo e il dirigente dell'Istituto Scolastico, il professor Rocco Fazio. Naturalmente queste iniziative fanno piacere ai genitori perché vedono i loro studenti al di fuori delle aule scolastiche confrontarsi con quei temi che poi affronteranno quando finiranno il ciclo di studi. Questo confronto li aiuta sicuramente a crescere. L'anno scorso ci siamo sentiti, ci siamo incontrati per altre iniziative. Come sta andando? Sta andando molto bene. Come ha detto lei, questo ciclo di conferenze sono state organizzate in collaborazione tra la scuola e l'associazione dei genitori proprio come informazione, diciamo così, per orientamento in uscita dei ragazzi. Quindi fare loro un quadro quanto più possibile accattivante e completo su quelle che possono essere le loro strade di studio subito dopo il diploma scolastico. Stanno andando bene perché sono molto partecipati, i ragazzi sono interessati e gli ospiti di queste lezioni magistrali sono comunque tutte personalità di un certo calibro, molto affermate nella loro vita per quanto riguarda appunto il loro ambito professionale e anche molto riconosciuti a livello anche internazionale. Quella di oggi poi è abbastanza importante come lezione perché abbiamo la possibilità di poter far interloquire i nostri ragazzi con un cosmonauta, quindi una persona che addirittura, voglio dire, tra un po' farà la sua missione nello spazio. È un ragazzo, è un ingegnere. E quindi potrà presentare loro quello che può essere un percorso che qualunque ragazzo appassionato di astronomia piuttosto che di aeronautica potrà poi, grazie agli studi che possono intraprendere in questo istituto, in particolare nell'istituto Nelliti, perché a parte liceo scientifico e liceo classico, l'istituto Canudo quest'anno si è arricchito anche dell'annessione dell'ITI, l'Istituto Tecnico Industriale, dove c'è proprio un ramo dove si studia appunto scienza aeronautica. Quindi tutte le materie, tutte le lezioni magistralis appunto riguardano anche gli studi che i ragazzi normalmente affrontano qui a scuola. Ecco, il cielo oltre l'orizzonte, sfide ed opportunità future. Naturalmente avremo modo di ascoltare quello che sarà l'intervento del protagonista, no? di quello che racconterà, quei fatti che coinvolgeranno i suoi studenti, che passeranno dai racconti, dall'istruzione, dalle lezioni tecniche dei loro insegnanti con la realtà dei fatti raccontati da chi ha vissuto tante esperienze. Ecco, questo porta un certo orgoglio, immaginiamo, e senz'altro sarà così, da parte di un dirigente di tutto il settore e quindi anche di tutti gli insegnanti. Il suo istituto ha anche la possibilità di un nuovo corso. Voi avete anche inglobato l'istituto tecnico, giusto? E quindi ulteriori lezioni, si allarga l'orizzonte anche per chi dirige. Come sta cambiando la scuola da questo punto di vista? Questa, tra virgolette, globalizzazione degli istituti funziona? Si riesce a dare maggiori servizi o crea difficoltà? Prima di entrare nel merito della questione, dell'argomento di oggi, professore. Beh, sicuramente questa, come dire, crescita della famiglia scolastica è una sfida per me, perché avevo due scuole, mi sembravano già abbastanza, quest'anno dal primo settembre siamo diventati tre, con l'aggiunta di una realtà che è una realtà molto importante perché è un istituto tecnico industriale con settori di meccatronica, di elettronica, di elettrotecnica, di informatica e di logistica.
quindi diciamo una scuola impegnativa. Diciamo che la razionalizzazione degli istituti e anche le necessità di risparmio per le casse dello Stato hanno portato a questa situazione, per cui io mi trovo un istituto, oltretutto ho dimenticato che ho dei corsi serali sia di meccanica, meccatronica che di informatica, a diventare quasi di 1300 studenti delle più varie età, perché ci sono anche studenti che hanno superato i 50 anni nell'istituto, nel serale, nel corso serale. Quindi è una grande sfida, cerchiamo di portarla avanti, chiaramente complessivamente è una scuola che impegna tanto, anche perché le sedi non sono, diciamo, pur essendo tutte e tre a Gioia del Colle, comunque sono staccate, perciò anche il problema di muoversi da una sede all'altra, organizzare tutti i servizi, non è un problema semplice. Comunque ce la dobbiamo fare per forza. Ecco, veniamo a questo incontro con gli studenti che si inserisce nell'ambito di un'iniziativa congiunta tra il MIUR e la Difesa avviata dal 2016. Sì, noi abbiamo già fatto questa esperienza di Lectio Magistralis, spaziando dalla letteratura alla scienza, alla sociologia, perché con queste lezioni noi intendiamo avvicinare i ragazzi al mondo, diciamo, scientifico in senso largo. Abbiamo cominciato anche quest'anno con un intervento importante di letteratura, il professor Dionigi, ex rettore dell'Alma Mater di Bologna. Abbiamo continuato proprio questa settimana col professor Procino, che ha parlato di biotecnologie, e oggi parliamo di spazio e di prospettive che, diciamo, la colonizzazione dello spazio può portarci. E facciamo conoscere ai ragazzi anche un professore universitario che si occupa di chimica, è il professor Longo, e un Walter Villadei, che è un cosmonauta, quindi una persona che può fare viaggi nello spazio. Ecco, ma ci sarà anche il comandante del 36° Stormo. Eh sì, abbiamo una presenza molto gradita, perché ovviamente sapete che i cosmonauti sono ufficiali dell'aeronautica. Ci sarà con noi il colonnello pilota Emanuele Spigolon, che è il comandante dell'aeroporto militare di Gioia del Colle, del 36° Stormo. Quindi per noi è una presenza molto molto gradita. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare anche i genitori, la rappresentante dei genitori, il presidente dell'associazione, che ci ha parlato degli effetti positivi di questi incontri, di queste lezioni. Noi collaboriamo da tempo, abbiamo un'associazione genitori da diversi anni, e con l'associazione genitori cerchiamo di offrire ai nostri studenti il massimo. Quindi collabora con noi nella realizzazione di questi eventi, di queste lezioni, ma anche nei corsi di logica, corsi di inglese per genitori, sportello di ascolto e di consulenza. Quindi diciamo è un'appendice della scuola molto importante, perché così siamo riusciti a creare comunità e a lavorare insieme allo scopo di ampliare l'offerta formativa per i nostri studenti, e questa è una cosa molto molto bella, che è, diciamo, una bella realtà, posso dirlo con orgoglio. Sono appassionato di astronomia dall'età di 12 anni. E all'età di 14 anni la mia richiesta per quanto riguardava il regalo di Natale fu proprio quella di ricevere un telescopio, perché ero appassionato di astronomia e quindi volevo cominciare ad addentrarmi nella materia osservando direttamente la volta celeste. Io vorrei un attimo evidenziare gli aspetti circa l'importanza che l'astronomia riveste nella vita di tutti i giorni. Può sembrare una scienza lontana, l'astronomia, così come l'astronautica può sembrare qualcosa di distante a noi, tra virgolette, uomini di tutti i giorni, però in realtà non è così. L'astronomia è una scienza composta da scienze fondamentali, quali per esempio la chimica, la fisica, e l'avanzamento dell'astronomia è importante proprio per il progresso dell'umanità. Io a questo proposito vorrei fare alcuni esempi, ci sono anche delle analogie a questo appunto proposito. Basti vedere la struttura dell'infinitamente piccolo, quindi il modello atomico di Bohr, che in un certo senso
può essere paragonata al sistema solare, quindi al pianeta, ai pianeta che ruota intorno al Sole. E c'è anche da dire che l'astronomia ha già dato tanto all'umanità in termini di riscontro scientifico. Perché? Perché per esempio tutela la nostra salute. Sono stati fatti esperimenti in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale che hanno consentito di progredire in ambito medico-scientifico. Fra queste, per esempio, ci sono state progettate nuove protesi per disabili grazie all'AMS-2. L'AMS-2 è un rilevatore di particelle che gli astronauti utilizzano per cercare l'antimateria e la materia oscura. Se qualcuno, insomma, ha studiato un po' di fisica, capirà di cosa sto parlando. Ecco, questo per esempio, grazie a questo strumento è stato possibile creare delle nuove protesi per disabili e persone che, insomma, hanno problemi a livello di arti, quindi chi ha subito amputazioni e cose di questo genere qui. Poi da qualche anno, con un piccolo gruppo di ricerca all'Università di Bari, dove sono tutti giovani, cioè io sono il più vecchio di tutti, ormai non sono più tanto giovane, però sono di gran lunga il più anziano del mio gruppo, gli altri sono tutti molto più giovani. E facciamo degli studi nell'ambito di questo. Si vede bene? Va bene. Allora, nel nostro gruppo, da circa 6-7 anni, ci occupiamo di astrochimica ed astrobiologia. L'astrochimica sono due discipline piuttosto nuove, soprattutto l'astrobiologia, ma dopo che oggi ve ne avrò parlato, voi fate un giro su internet, navigate utilizzando le parole chiave e scoprirete che l'astrobiologia è una cosa su cui si lavora in tutto il mondo, ormai con grandissimo impegno. Ci sono migliaia di ricercatori, ci sono libri ed articoli che potete scaricare tranquillamente da internet per farvi un'idea. E c'è tanta informazione. Comunque, l'astrochimica è lo studio delle reazioni chimiche nello spazio. Per esempio, per cercare di capire quali sono i fenomeni che producono l'aurora boreale, l'astrobiologia invece è la disciplina scientifica che cerca di capire quali sono le possibilità e le forme di vita aliene alla luce di quello che sappiamo noi adesso dello spazio. Un grazie sentito dall'Aeronautica Militare a tutti voi di averci dato questa opportunità. Molto spesso siamo qui a Gioia vicini, però siamo leggermente sulla strada per uscire, per andare verso Taranto, e quindi non tutti sanno esattamente quello che facciamo dentro la nostra base. Quindi approfitterò del vostro tempo 5-10 minuti per presentarvi il 36esimo Stormocaccia e che cosa facciamo qua da innumerevoli anni, prima di passare poi la parola a Walter per passare un'altra dimensione, alla dimensione dello spazio. Ok, oggi praticamente il mio compito e il mio scopo è quello di dare una breve illustrazione del 36esimo Stormocaccia dell'Aeronautica Militare e qua, essendo qua vicini, molto vicini alla cittadinanza di Gioia del Colle. Nella foto abbiamo il nostro aeroplano che, come dirà poi Walter, si ferma solo esclusivamente a una certa quota, dopo andiamo nello spazio. Anche se noi, quando vogliamo parecchio alti, vediamo già la curvatura terrestre e il cielo decisamente molto blu, ma non è la stessa cosa che essere sopra la nostra quota. Che cosa facciamo? Noi praticamente difendiamo lo spazio aereo nazionale. Come lo facciamo? Intercettiamo tutti gli aeroplani che passano nella tutta la parte sud dell'Italia, avendo due aeroplani sempre pronti a decollare in tempi ristrettissimi. Quindi abbiamo due aeroplani e due piloti e tutta una squadra, quindi un team, che preparano gli aeroplani e, pronti per la sirena, si salta sull'aeroplano e si decolla. Poi ci sono gli enti del controllo dello spazio aereo che ci dicono qual è l'aeroplano che è in difficoltà, andiamo a intercettare l'aeroplano, vediamo, diciamo così, leggiamo il numero di targa, li scortiamo fuori dal spazio aereo nazionale se serve, altrimenti li facciamo atterrare in un aeroporto dove poi saranno curati dai carabinieri oppure dai tipi di servizi di emergenza che gli servono. Questo è quello che facciamo tutti i giorni. Quello che invece vogliamo tendere a fare è esportare anche questi servizi all'estero.
Quindi l'anno scorso siamo stati in Islanda, siamo stati in Lituania, quest'anno andremo in Romania, andremo anche in altre parti del mondo dove purtroppo non hanno questo tipo di servizio e l'Italia, tramite la NATO, praticamente assicura questo tipo di servizio anche per altre nazioni. Allora voi provate ad immaginare di rimanere seduti per circa 8 ore in questa posizione, più o meno come quel ragazzo con le gambe reclinate, con una tuta addosso dentro un volume di 3 metri cubi con altre 2 persone, è più o meno la sensazione che provate entrando dentro una Soyuz prima di un decollo. Allora, questo è il titolo che ho proposto, Il cielo oltre l'orizzonte. Si scrive aeronautica militare, ma avrete capito dalle parole del colonnello Spigolonna che si legge passione per il volo. Quindi noi vogliamo, facciamo rumore, ci addestriamo per tutte quelle azioni che il comandante di Stormo vi ha descritto, ma in realtà nel fare tutto questo esprimiamo una cosa fondamentale ed essenziale, la passione che lega ogni uomo e donna della Forza Armata per il volo, in diverse forme, con diverse macchine, ma questa è la narrativa che ci contraddistingue da quando siamo nati e ancora prima. Allora, la mia proposta è quella di partire con un breve viaggio che prende l'inizio da un po' di storia, anche perché la storia non solo dell'aeronautica militare, ma anche dello spazio nasce da qui. Nasce proprio da qui, cioè da Gioia del Colle, come ora proverò a farvi vedere. Poi ci allungheremo per vedere quello che c'è oggi, la stazione spaziale, l'addestramento, il motivo per cui sono vestito con questa tuta azzurra che assomiglia molto alla tuta dei miei colleghi piloti, in verde alcuni, celeste lo stesso, blu quella della pattuglia tricolore. E poi andremo verso il futuro, vi farò vedere quelle che sono i principali argomenti che potrebbero per ciascuno di voi essere un'opportunità nei prossimi anni. Allora, due parole su chi sono io. Io sono un tenente colonnello dell'aeronautica militare, sono un ingegnere aerospaziale. La mia avventura in qualche modo inizia più o meno quando sedevo alla vostra età nei banchi di scuola, un liceo scientifico di Roma, e alla fine del liceo, mettendo insieme la passione per il volo, la passione per gli aeroplani e la passione per lo spazio, la scelta è stata entrare in Accademia Aeronautica. Quindi a 18 anni sono entrato in Accademia Aeronautica, ricordo l'aspirante Spigolonna, che erano i ragazzi di 2 anni più anziani che accoglievano i pingui, quelli che entravano per la prima volta in questo mondo e in qualche modo venivano introdotti a questa vita militare. Quindi se oggi sono qui è anche grazie al corso Nebbio e al lavoro fatto dall'allora aspirante Spigolone e ai suoi colleghi. Dopo, questa è un'opportunità straordinaria che dà l'aeronautica militare. Noi entriamo in accademia, piloti, medici, ingegneri, dopo 4-5 anni andiamo fuori. Entriamo nel mondo reale, in un'organizzazione estremamente complessa che a ragazzi di 24 anni mette da subito nelle mani degli strumenti tecnologici complessi. Io sono andato alla 46ª Brigata Aerea di Pisa, lì mi sono occupato di velivoli e con questi velivoli abbiamo girato tutto il mondo. Ogni volta che l'Italia è stata chiamata ad operare in teatri internazionali, la 46ª Brigata c'era e a supporto di altri reparti. Quindi ragazzi giovani che gestiscono tecnologie avanzate e che hanno soprattutto un'opportunità di vita, un'opportunità umana, di contatto con realtà estremamente tra di loro variegate. Siccome in questo percorso ho avuto il privilegio di essere il primo ingegnere aerospaziale dell'aeronautica, dopo il mio periodo al reparto operativo, l'aeronautica mi ha riportato all'interno del programma spaziale e da lì è iniziata un po' questa avventura che oggi condivido con voi e vi racconto. Questa è la squadra di tutti gli astronauti italiani, ovviamente li conoscete tutti, sono tutti molto più famosi di me. Tenete conto che di questi 8, 5 provengono dall'aeronautica militare. Di questi bisogna essere piloti per diventare astronauti? Non necessariamente. Di questi 8, 4 sono ingegneri, 4 sono piloti. Di questi 8, 7 hanno già volato. Io sono quello che è in addestramento, sono rientrato domenica dalla Russia e non ho ancora volato. Quindi sono in quel lungo percorso di attesa che dura anni, nel mio caso sono in addestramento già da 8 anni, prima di avere un'opportunità di andare nello spazio. Thank you.